In quel tempo Gesù, uscito dalla sinagoga, entrò nella casa di Simone. La suocera di Simone era in preda a una grande febbre e lo pregarono per lei. Si chinò su di lei, comandò alla febbre e la febbre la lasciò. E subito si alzò in piedi e li serviva. Al calar del sole, tutti quelli che avevano infermi affetti da varie malattie li condussero a lui ed egli, imponendo su ciascuno le mani, li guariva. Da molti uscivano anche demoni gridando «Tu sei il figlio di Dio», ma egli li minacciava e non li lasciava parlare, perché sapevano che era lui il Cristo. Sul far del giorno uscì e si recò in un luogo deserto, ma le folle lo cercavano, lo raggiunsero e tentarono di trattenerlo perché non se ne andasse via. Egli però disse loro «È necessario che io annunci la buona notizia del regno di Dio anche alle altre città. Per questo sono stato mandato». E andava predicando nelle sinagoghe della Giudea. Gesù esce dalla sinagoga dove caccia demoni ed entra in casa dove incontra l'umanità ferita. Esce da un luogo sacro dove viene osteggiato ed entra in una umile abitazione dove viene accolto e ricercato. La potenza di Dio esce dal Tempio e si aggira per le case di Galilea dove accadono miracoli e guarigioni. Gesù vuole sacralizzare il mondo, le case, gli ambienti. Prega nei luoghi deserti, prega nella notte, attraversa il giorno, incontrando persone, malati, bisognosi. Impone le mani nelle strade come un sacerdote nel Tempio. Annuncia il regno, ma mai nello stesso posto. Il Vangelo di oggi è un vero programma pastorale, nel senso che di programma non c'è nulla. Gesù non fa progetti a tavolino. Va dove la vita lo porta. E la vita è ciò che ti accade mentre sei impegnato a fare altri progetti, diceva John Lennon. Ma a me piace di più la metafora del portiere di calcio. Ve la faccio sentire da chi l'ha formulata. La vita somiglia un po' al portiere della squadra che prende il pallone da dove se lo buttano. E la vita la si deve prendere da dove viene. Se non impariamo a prendere la vita come viene, mai, mai impareremo a viverla. È un'epoca diversa, che viene di una parte che io non aspettavo. Ma devo prenderla come viene, senza paura.